Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Vi e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. È in arrivo sulla piattaforma Disney Plus la serie Pam e Tommy, una delle novità del catalogo Star che sta facendo moltissimo discutere e che da parte della critica di settore ha già ricevuto ottime recensioni. I primi 3 episodi della serie saranno disponibili su Disney Plus a partire dal 2 febbraio, mentre i successivi, per un totale di 8, verranno rilasciati settimanalmente, uno ogni mercoledì. La serie prende spunto da un fatto di cronaca reale avvenuto negli anni 90 che vedeva protagonisti Pamela Anderson, celebre attrice nota principalmente per il ruolo della bagnina più desiderata delle spiagge nella serie Baywatch, e Tommy Lee, al tempo batterista dei Motley Crue. A pochi giorni dall'inizio della serie abbiamo deciso di raccontarvi la vera storia dietro la fiction, per partire belli preparati e belli studiati. Pam e Tommy si conoscono nel 1990 e dopo solo 4 giorni convolano a nozze. Durante la luna di miele girano in privato un esplicito sex tape che finirà poi in cassaforte nella villa dei due a Malibu. Tra l'altro, aperta parentesi, per Pamela quello fu il primo di 6 matrimoni, l'ultimo anche abbastanza recente. Si è sposata infatti con una sua guardia del corpo con cui aveva stretto i rapporti per il lockdown. Ma voglio dire, se si sposa la gente dopo 4 giorni, 6 matrimoni mi sembrano pure pochi. Comunque, alcuni mesi dopo, un ladro si introduce nella villa di Pamela e Tommy. Si trattava del tecnico che si era occupato dell'installazione di telecamere antifurti e servizi di sicurezza per la coppia, che pare volesse vendicarsi perché Tommy Lee, al momento di pagare, aveva invece tirato fuori una pistola cacciandolo. Questa cosa è assurda, improvvisamente se l'è sentita Clint Eastwood in uno spaghetti western, non lo so. In tutto questo, povera Pamela, ma lei che c'entrava con la vendetta? Il ladro, quindi, Rand Gauthier, riesce a rubare soldi, gioielli, vari oggetti preziosi ed anche inconsapevolmente il sex tape della luna di miele di Pam e Tommy. Resosi conto successivamente di cosa aveva in mano, ma incapace di gestirne la portata, o semplicemente incapace di mettersi una mano sulla coscienza e gettarlo via, se proprio no voleva restituirlo, Gauthier riproduce alcune copie della videocassetta invece e tenta di venderle online, ma il VHS viene subito piratato da qualcuno di molto meno sprovveduto, ovvero l'Internet Entertainment Group, al tempo colosso della pornografia online, che lo digitalizza e lo distribuisce globalmente, rendendolo virale e guadagnando, secondo alcune stime, più di 70 milioni di dollari. Il video rimane online per ben 2 anni, finché la causa intentata da Pam e Tommy dà i suoi frutti. Ancora oggi è ricordato come il primo esempio di sex tape virale che ritrae una celebrità, mostrando forse per la prima volta le potenzialità più terrificanti di internet. La serie di Disney Plus si focalizza sulle vicende attorno al sex tape, ma arriva anche a raccontare la storia del travagliato rapporto fra Pamela Anderson e Tommy Lee Jones, che si incrinò definitivamente proprio a causa dello scandalo. Non sappiamo ancora di preciso che taglio avrà la serie, ma dal trailer possiamo intuire come la storia si concentrerà sulla differenza di ripercussioni tra Tommy e Pam dopo che il video andò virale, ovvero la differenza di ripercussioni basate purtroppo sul genere. Se sarà davvero così, si prospetta una serie molto più che interessante, ma staremo a vedere. Nel ruolo di Pamela troveremo Lily James, che abbiamo conosciuto sul set di Downton Abbey nel ruolo di Lady Rose Aldridge e rivisto nel ruolo della protagonista Ella nel remake live action di Cenerentola, ma è anche una dei protagonisti di Baby Driver di Edgar Wright. Nel ruolo di Tommy Lee invece si cimenta Sebastian Stan, popolarissimo interprete del soldato d'inverno del Marvel Cinematic Universe. Accanto a loro il celebre comico Seth Rogen, che interpreterà il ruolo di Rand Gauthier, l'uomo che rubò il sex tape, mentre Taylor Schilling, vista nei panni di Piper, la protagonista di Orange is the New Black, interpreterà sua moglie Erica Gauthier. Infine Nick Offerman, Carl nella seconda stagione di Fargo, interpreterà zio Milty, ex attore pornografico a causa del quale il sex tape di Pam e Tommy diventerà virale. Bene, amiche e amici di Screen Week, conoscevate questa storia? Conoscevate l'arrivo della serie? Cosa ne pensate del casting? Perché devo dire che la somiglianza di Lily James a Pamela Anderson è decisamente impressionante. Fate sapere la vostra in un commento qui sotto. Grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week per non perdervi nessuno dei nostri contenuti e per altri video su cinema e serie seguitemi anche sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!